stata un'importante occasione di confronto per le farmacie comunali della regione, quella che ha visto riunirsi a Bastia Umbra il consiglio direttivo, il comitato tecnico di Assofarm Umbria, alla presenza di vertici nazionali di Assofarm. Ad ospitare l'evento l'Auditorium Minerva della S&R Farmaceutici, che prosegue così nella sua vocazione di spazio multifunzionale. Nell'ambito dello sviluppo strategico dell'azienda, la Sala Minerva nasce proprio per ospitare il sistema sanitario nazionale a 360 gradi. Oggi ci sono le farmacie comunali, a breve ci saranno le farmacie private umbre, le cooperative. È un modo per aprire un'azienda farmaceutica al sistema sanitario, alla sanità, e agli addetti ai lavori e perché no alle associazioni di categoria. È molto importante per noi il lavoro che i coordinamenti fanno sui territori, perché mettono a confronto le aziende che operano sui territori e danno per noi l'opportunità poi di riportare a Roma a livello nazionale quelle che sono le buone pratiche che invece si sviluppano dalle aziende. Nella riunione all'ordine del giorno diversi punti, dal progetto Farmasin per le farmacie e dei servizi dell'Umbria alla possibilità di formalizzare un contratto di rete fra le farmacie associate ad Assofarm. Il progetto Farmasin nasce prima di tutto per dare un'identità alle farmacie pubbliche dell'Umbria. Siamo una realtà di 50 farmacie nel totale di 250 farmacie e quello che è mancato finora è un progetto comune per aiutarci e soprattutto dare degli input univoci. Il progetto prevede una piattaforma che avrà l'obiettivo di favorire l'interazione e la comunicazione tra farmacie e tra cittadini e farmacie attraverso attività di farmascambio, forum e condivisione di news ed eventi in programma. E aggiungo, grazie anche al confronto con alcuni altri associati ad Assofarm Umbria e ad alcuni suggerimenti anche da parte delle aziende private come SR Farmaceutici, stiamo immaginando di sviluppare un contratto di rete tra le farmacie pubbliche dell'Umbria per rafforzare l'identità, per rafforzare anche la possibilità di interloquire con maggiore efficacia anche con le aziende private. La grande novità è questa sanità che si avvicina sempre più al cittadino per favorire l'accesso quindi a delle analisi, a delle strumentazioni che in complemento con la sanità pubblica, no? Quindi riescono a soddisfare il bisogno di salute della cittadinanza.